I ragazzi che si sono svegliati hanno fatto la rivoluzione. Oggi i giovani, c'è la crisi, non c'è più un'istruzione all'altezza, diciamo, di un mondo che sta andando avanti. Tuttavia i giovani stanno facendo la rivoluzione, forse un po' come i nostri nonni, che erano ignoranti. Nandu Popo, Salento, Fuoco e Fumo. Questo è il tuo primo di tanti libri che intendi scrivere? Per adesso è il primo. Certamente la voglia non manca e l'avventura, insomma, è stata molto bella. È diversa dalla musica. La musica è qualcosa di ancestrale, molto meno razionale di un libro. Il libro, diciamo, magari è più razionale. La musica ti trasporta. Forse per questo ho sentito la necessità magari di scrivere un libro, di raccontare ciò che abbiamo vissuto come Sound System e come Nandu Popo in un modo diverso. I 3 minuti della canzone non bastano, allora bisogna tracciare un segmento temporale in cui i personaggi che ho conosciuto in questi anni hanno assunto una nuova identità, sono diventati attori di questa storia. Chi legge questo libro che cosa troverà tra queste pagine? Troverà il Salento, troverà quello che abbiamo cantato e raccontato e troverà la voglia di cambiare, perché ormai quello che incarniamo è la voglia di cambiamento, che non è soltanto nostra, ci appartiene in quanto eredità. Ricordo sempre, noi siamo tarantati, questo libro parla di tarantati che vogliono cambiare la propria condizione e vogliono vivere meglio. Noi dalla nostra terra non possiamo che raccontare questo. Siamo tarantati, ne vediamo tanti ogni giorno, quando sono quelle persone che vengono punte da un ragno. Ma il disagio nel vivere un mondo che non lo senti tuo. E ci sono tanti... Come ti sei trovato con la scrittura, con, diciamo, no, tutto il meccanismo che ruota attorno a realizzare questo libro? Diciamo che un po' di tempo sono più bravo a fare le canzoni, questo sicuro, perché ci ho messo molto tempo a scriverlo e devo dire grazie agli editor di La Terza che mi hanno insegnato a scrivere, diciamo, in modo professionale. Ho capito quali erano, ti faccio un esempio, questo era di 400 pagine ed è così sottile, ho capito come bisogna andare al centro. Tuttavia mi piace molto, alla fine, non so, gente come noi che canta hanno quella malattia, no? Di raccontare, di dire le cose. Oggi ho trovato un altro modo di raccontare le cose. E anche un modo per crescere, per te? Per crescere, soprattutto, penso, io leggo tantissimo e ritengo che ogni libro che è passato da sotto gli occhi sia diventato poi un gradino che ti permettono di salire. Io ai ragazzi dico questo: ragazzi, leggete, anche perché oggi l'istruzione non è come una volta, quindi siete anche padroni di deciderla voi, la vostra istruzione, però che sia istruzione, altrimenti se si fessa te futtano. Il non luogo, vedi il brutto, vedi l'Ethernet, vedi i frigoriferi, le cucine abbandonate, allora questo è il Salento dell'usura del mare Lugliento. No, questo è un monnezzaio. Non si può dormire tranquilli finché ci sono queste realtà, diciamo, queste brutalità nelle campagne, e dall'altra parte ci sono... A chi lo consigli questo tuo libro? A tutti, soprattutto ai giovani, ai ragazzi che ci seguono ai concerti. Infatti i colori, il linguaggio, diciamo, i dialoghi sono il linguaggio dei giovani. L'ho scritto per loro e spero che serva a qualcosa. Più emozionato prima di uscire sul palco per cantare o oggi che stai presentando il tuo libro? Oggi, di solito il palco non vedo l'ora di salire. Oggi sto qui, sto con voi a perdere tempo e la gente sta aspettando ed è così. Comunque, dai, spero di imparare anche questo. E in bocca al lupo allora. Crepi. Passano e ci dicono: ah, turismo, benvenga il turismo, ma se abbiamo la monnezza non giova né a noi né al turista. E poi è una bugia soprattutto.